La chiave del mio lavoro, quella che mi è stata imposta dal destino, ma in una maniera che io ho accettato come un dono, come un'imposizione, è il rapporto col verso poetico. Secondo me, il verso poetico, la poesia, che è primariamente nutrita di silenzio, primariamente è silenzio, poi anche parole dentro il silenzio, mi ha imposto un dono, diciamo, di far sempre riferimento a una sorta di ispirazione senza la quale non è possibile che ci sia. E quindi il lavoro tecnico è sempre stato sottomesso a questa condizione, che ci sia un'ispirazione nel dire, nell'ascoltare, nel guardare, nel chiudere gli occhi. Sempre trovare un'ispirazione, che è quella che un artista deve nutrire più di ogni altra cosa al mondo. Come fare a trovare il punto di innesco con la meraviglia del pianeta, dell'universo. La poesia mi ha aiutato tantissimo perché in realtà la filosofia è interessante, ma si ferma a un certo punto. Resta bloccato un po' nel cervello a un certo punto. E altre cose aiutano, la scienza aiuta, ma anche lì si ferma. Per me la poesia, legata ovviamente anche a un suo utilizzo, al vuoto che introduce, quindi la mia esperienza con Mariangela è stata determinante per creare, diciamo, una postazione privilegiata da cui guardare, o anche a volte da cui essere guardati, insomma, nell'altro verso. Ma ecco, questa per me è una delle grandi chiavi, perché la poesia è piena di silenzio e invece è piena di vuoti, come un architetto che ha una grossa sensibilità per il vuoto, che è straordinario. Quindi questa è stata una parte nodale del mio lavoro. Prendere sempre contatto, nutrire questa ispirazione, ma di cose semplici che può essere stare zitti, guardare il cielo, guardare le piante, guardare la natura. Se vivi nella natura, e tutti e tre, parti a capire che viviamo là, queste cose le capisci. Cioè, un fenomeno distruttivo, la natura lo riassorbe. È come un supercampione che cade stecchito e si rialza. Cioè, la primavera è sempre una primavera. Cioè, la siccità in genere viene lentamente superata, sempre un rifiorire. Questo della natura mi sconvolge e mi dà anche la speranza per questo pianeta che sia più forte della nostra stupidità, ecco, della nostra piccola mente. Piccola sensibilità, ma devo dire che è forse una delle cure più alte che ho avuto nella vita, dei farmaci più interessanti, perché capisco che mi coglie profondamente, non so come dire, che tocca qualcosa che è nella mia profondità e vedo che è nella profondità anche di chi guarda a volte, di chi ascolta. Senza quello sarebbe stato un percorso diverso, tutta un'altra una montagna da scalare da tutt'altro livello. Quello è stato il mio destino. E io in pieno lo accetto, anche lo amo in un certo senso. Quindi questo è quanto volevo aggiungere, per chiarire così un po' semplicemente la questione. Poi un'opera più vasta, un'opera più stretta, un'opera ti rispecchia di più, un'opera si sporge di più, un'opera si ritrae, ma l'opera è sempre quella. È sempre quell'opera là, del primo giorno, quella paura lì, quella polvere, quella incertezza, fino alla fine. Ecco. Per cui è sempre un mistero molto personale. Il lavoro artistico e capisco perché gli artisti tra di loro a volte non si capiscono, perché è estremamente personale quello che fanno, è anche universale,
è molto universale, è molto personale, è difficilissimo da spiegare. Quindi non ci provo a spiegarlo, lo dico così, solo come fatto. Così è tutto e niente, si sgretola tutto e tutto riappare. È un sogno dentro, come ha detto qualcuno, dentro molti sogni. E comunque è attraente per quello. In realtà alla fine tu non sai più davvero da dove sei partito o dove finisce la questione. In quel punto tagli, c'è tutto il messaggio. C'è tutto, anche se è un'opera più piccola, più grande, dove tagli. C'è sono sempre quei fili lì, sempre quel tipo di filamento, di tessuto. Stavo immaginando i tagli che posso dare io alle opere che realizzo, perché poi nel montaggio di un film devi a un certo punto tagliare, no? E creare, concludere oppure avviare a una fine che poi deve essere precisa, non so. Perché sai, i film li vedi poi, vai avanti e dietro, vai il rewind, vai subito all'inizio, rivedi la scena. Quindi deve sempre più o meno funzionare. Quindi sono due cose diverse e affascinanti, che sia la questione del corpo vivo, proprio la scena, e quindi tutto quello che si può vedere dal vivo e percepire, vivere, che è una cosa di cui sono molto affascinato e mi ispiro tantissimo, tant'è che sono sempre circondato da persone che lavorano nel teatro, nella danza. Non ho amici artisti visivi, questa cosa completamente nella performance, quello sì. E sono un po' in bilico fra questi due mondi, quindi del mondo proprio della proprio di questa di questa di, del, del, della, come posso dire, dell'audiovisivo, dell'immagine tempo, come direbbe qualcuno. E quindi lì è interessante perché è come appunto creare ma anche come creare un testo, un testo come può essere una poesia. La scrivi e quella è là. Quindi sono due cose diverse che mi affascinano e sono qui a voler anch'io creare un corpo vivo anche se poi è morto, capito? E devo dire che a volte dei film che ho visto, delle opere video e rivedo con piacere, sento che lasciano una traccia così forte dentro di me, come le opere che, per esempio, visto che ci siete qua, voi, Firenza e Cesare, come può essere Fuoco Centrale, come può essere L'idealista magico, che sono ancora dentro di me che lavorano, no? Queste ricerche. Quindi penso che riguardo poi la questione, il mio atteggiamento verso la creazione poi di opere, quindi anche dare un senso alla vita, c'è un aereo, e che in realtà per me ogni opera che realizzo è un tassello in più per arrivare a qualcosa che ancora non so io, ma che a me sembra la verità, che poi magari non è, perché subito si sposta il confine da un'altra parte. Quindi la mia ricerca è legata, sia poetica, è molto legata anche al senso e a una certa scoperta dell'esistente. Effettivamente la formazione che si è creata questa mattina, rispetto anche alla tua indicazione sulle cose che hanno in qualche modo generato dei punti precisi, degli snodi importanti. Allora, ovviamente, se devo pensare il primo, ovviamente il primo è il momento in cui mi sono accorta che il mio pensiero era la mia creatività e quindi che potevo liberamente stare in quello. E questo stiamo parlando di una bambina piccolina nelle colline, da sola, romagnole, in probabilmente reazione anche ad uno stare non troppo facile rispetto agli adulti che avevo intorno. Però poi da lì gli snodi e gli incontri importanti sono stati tanti, sono quotidiani e rinnovano quotidianamente quella libertà di pensiero, quell'ampiezza di pensiero. Io non posso non dire che questa mattina qui
qui insieme ci sono due degli snodi più solari che del mio percorso di artista e di persona. E ricordo, ma se lo ricorderà anche Cesare, una scenaccia orrenda, buffissima, quando io non sapevo cosa stavo, non sapevo dove stavo andando. Andai a vedere uno spettacolo loro e antenata, ma non sapevo dove stavo andando. E ne uscì ovviamente, ne uscì che avevo talmente, veramente il cuore in gola, realmente il cuore in gola, e non penso di averlo sentito tante altre volte, ma fu talmente bello sentire il cuore in gola, che quindi è una di quelle cose che dici: io voglio sentire tutta la vita, voglio continuare tutta la vita a sentire quella cosa che viene definita il cuore in gola. E quindi se ho intuito qualche cosa, quello me lo sono portato, rubato tantissimo, ma non sto parlando di forme, sto parlando di voglio stare in quello stato. Questo per me anche a livello di rapporto col mio lavoro, se vuoi, di attrice, è fondamentale. Cosa voglio essere? Come voglio apparire? Dove voglio? In quale stato voglio stare? Se devo vivere, come posso farlo? Lo posso pensare? E in questo, secondo me, in realtà l'essere attore è molto vicino alla filosofia. Ovviamente la poesia lo amplifica, ma la filosofia ti permette di strapensare. E un attore, secondo me, per essere, per fare, per, deve strapensarsi. E dico tutto questo con l'umiltà, non per arrivare ad essere una persona importante, ma per essere quella relazione che intuisce. Un altro snodo per me importante è stato l'incontro con Cosimo, con Cosimo, quasi ragazzino, mi si presentò, arrivò per caso, in un caso meraviglioso, pieno di persone bellissime intorno e pieno di immagini di una che immediatamente risuonarono come secondo me le immagini devono risuonare. E qui parlo di un'altra cosa che nella formazione secondo me è importante sempre, perché è nel lavoro, cioè è il divertimento dell'accostare cose che apparentemente sono lontane, e nel loro percorso di avvicinamento si incontrano quelle forme. E nelle immagini di Cosimo, io ricordo, incontrai proprio questo. Accostava cose che in teoria, in un'apparenza, in un'abitudine, dovevano stare lontane. Invece ravvicinate, e penso alla famosa immagine della tua nipote. Sì, Valentina al muro. E Valentina al muro in un... siamo qua, siamo noi tre. Ma questo ogni giorno avviene se appunto si rimane così pronti agli innamoramenti e agli sconvolgimenti. Devo dire che io ritengo che gli incontri personali siano la chiave della vita, cioè quindi non è possibile arrivare a dei grossi fenomeni di grande lavoro senza avere degli incontri forti che ti cambiano, che ti precisano il destino. Il destino è una parte che interviene a un certo punto nella vita, si sistema, si precisa e poi diventa stile, poi diventa alla fine anche il congedo, l'ultima parte interessantissima, la parte più interessante del lavoro.